Eccoci qui, state inquadrando un antipasto del ristorante La Rocca a Verrucchio, dove Verrucchio ha 15 minuti da Rimini. Prendete la Mare Chiesa, la statale, venite su verso Verrucchio e trovate Thomas, che è il sommelier, nonché il caposala. Caposala, direttore di sala. Non di parto, ma di parto, perché si partorisce delle ottimi piatti, tagliatelle, e poi le vedremo. Questo è un famoso? Il nostro Nir della Rocca, il nostro Sangiovese superiore. Perché superiore? Perché se fosse Sangiovese di bassa qualità sarebbe inferiore, qui solamente superiore. Noi adesso siamo qui perché l'avete già visto nelle altre puntate, questo ristorante, il nostro ristorante è dei nostri amici. I nostri amici sono amici di Caos TV e quindi io vi dico che lo sto provando anche al di fuori della trasmissione. Venite, ne vale la pena. Proporzione qualità prezzo. Avete visto nella scorsa puntata le ottime grigliate di carne. Mangiare, bere, scopare, fumare. Quindi il pesce l'ho mangiato al mare, ma se uno voglia di mangiare della buonissima carne, canina, e bistecche, carne di ferri, guardate che camionetta c'è qui dietro, cioè, detto questo, questo viene usato alla sera con un'atmosfera meravigliosa. E adesso assaggiamo questo antipasto e poi guardiamo esattamente cosa si propone oggi l'amico Michele, anche che abbiamo degli ospiti che stanno fondando una squadra di calcio. Che, come si chiamerà la squadra? Athletic Falco. Siamo Verrucchio Calcio, ma ne saprete di più fra poco. Andiamo al prossimo servizio, sempre da qui da Verrucchio, ripassiamo a Rimini e poi ancora qui a Verrucchio, vai. Eccoci qui, siamo all'Hotel Promenade a Riccione, hotel 4 stelle, hotel del mio grande amico, nonché professionista, Gabriele Fabbri. Ci troviamo nella piscina coperta, nella piscina ad acqua talassoterapica, e mi fa molto bene perché dopo un incidente che ho corso un anno fa io mi sto curando benissimo la gamba che mi hanno fratturato investendomi in macchina. Beh, detto questo, questa è una piscina comodamente attrezzata con percorso vita ad acqua fredda e ad acqua calda, questo per la circolazione delle vene, quella è ad acqua di mare. E lì c'è l'idromassaggio, come potete vedere. Poi fuori c'è la piscina grandissima, scoperta, che è una cosa meravigliosa, con cui ci sarà una sorpresa la prossima puntata, perché l'amico Cesare Ragazzi sarà con noi e ci sarà un grandissimo revival. Non vi dico di più per il momento. Grazie a tutti gli uomini italiani, grazie a tutte le donne italiane. Oggi che sono diventato il vostro leader supremo. E adesso andiamoci a vedere un servizio che ha fatto Cinzia, che sta facendo Cinzia, con un'altra truppa televisiva di Caos TV, dove al bagno 81 di Rimini per i nostri amici animali. Vai Cinzia. Limonare tantissimo. Una delle cause che noi di Caos sposiamo più amorevolmente che altre è sicuramente quella per i nostri amici a quattro zampe. Io non riesco a chiamarli animali, scusate, perché ho a casa un bambino di 40 kg, Paolo, e Riccardo ha una magnifica boxerina, che anzi poi vedremo il servizio, la magnifica Kate, che ha avuto da poco i boxerini, ha avuto tre bambini, Penna Bianca, Smemorina e Titan, e li salutiamo tutti e tre. Comunque dicevamo che in virtù del fatto che purtroppo ancora si sente parlare di abbandono di animali in periodo di ferie, e noi siamo inorriditi da questa cosa, volevamo mostrarvi che portarvi il vostro amico a quattro zampe in vacanza con voi si può. Ci sono ormai moltissimi stabilimenti, balneari, hotel, tutti adibiti per ricevere e accogliere i nostri amici. Il bagno 81 di Rimini è uno di questi, infatti vedete la struttura, com'è consona per loro, con recinti addirittura privati per i padroni. Di fronte all'hotel Spiaggia Marconi, anzi saluto la signora Lorena. Comunque volevamo mostrarvi appunto che il vostro amico può venire in vacanza con voi. Vai, bagno 81, Rimini.
vorremmo sapere un'altra cosa. La Riccione di classe di una volta, tu l'hai vissuta, Gabriele, perché tu eri uno di quelli che con le auto storiche, arrivando da Viale Dante, sgommavi in Viale Ceccarini. E molte volte alcune macchine, non parlo delle tue, ma di tuoi amici, entravano anche nei bar, nei ristoranti, avendola presa un po' troppo forte quella curva. Quella era la Riccione degli anni 60-70, dove girava la bella gente, dove la classe regnava sovrana, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, dove bene o male la gogliardate vivevano tutti i giorni e le belle, tra virgolette, gnocche esistevano lungo il viale, non le gnocche di adesso, esistevano le belle signore di classe. Tanto è vero che c'era un cantautore bolognese, te lo ricordi, che cantava Dino Sarti, che aveva fatto una canzone dedicata a Riccione, Viale Ceccarini, Riccione. La vanità non è un'opinione. Lei anche cantante, no? Ma no, mi hanno detto che porta sfiga, perché un mio amico, Rivelli, mi disse: non nominare mai il nome di Sarti in vano, perché porta sfiga. Le sto scherzando, ovviamente. Perché fece la canzone del Bologna Calcio in A e venne retrocesso in B, ne fece un'altra in B e venne retrocesso in C1. E da allora tutti, quando si parla di Dino Sarti, fanno un gesto negli attributi. Così. Sì, però io amavo molto, mi pare che sia morto, no? È morto purtroppo, sì. Purtroppo io amavo molto le sue canzoni. Comunque in quella canzone descriveva la Riccione di allora. Ceccarini, Riccione, sì, bellissima. La vanità non è un'opinione. Io mi ricordo Riccione negli anni 80, la vedevo piena dal lunedì alla domenica, ma la vedevo piena di gente. Oggi si vede verso fine settimana. Comunque risorgerà. Ho già visto. Sono convinto anch'io. Ho già visto le tendenze qui. Vedo tanta carica. Però vorrei anche dire che anche le discoteche, tipo il Biblos, che l'ha preso in mano, poi lo sai, il mio amico che fa il GS9.2, Carlo Chion. Il Biblos c'è gente di classe, quindi non proprio abolire le discoteche, semplicemente rigenerare con gente bella le discoteche, perché chi poi spende, lo sappiamo meglio di tutti, sono i giovani che spendono, sono i giovani che fanno girare l'economia, gli anziani stanno in spiaggia e vanno a mangiare a casa. Qualcuno della vecchia sinistra mi disse: ma se facciamo la città dei ricchi, i poveri hanno diritto anche loro a divertirsi. Ma che i poveri? Sì, certo, ma i poveri andranno ai Didi Ferraresi e andranno chissà dove. Scusa, ma no, è così. Ma quella giù. E non solo a Roma, in tutta la Romagna. Ma si capisce, altra gente, altra storia, altra stirpe, altro modo di pensare, c'è niente da fare. L'impero romagnolo è quello che è stato. Roma caput mundi. Abbiamo comandato il mondo, i romagnoli. E beh. Quindi chi vuole spendere va lì, chi non vuole spendere e giocarsi magari al casinò o fare una crociera e tenersi il piccolo tesoretto che rimane per farsi la vacanza di una settimana, 15 giorni, in una spiaggia italiana, va nelle spiagge che costano meno. Ci devono essere quelle che costano di più e quelle che costano di meno. Perché a parità di reddito, quando uno guadagna 1000 euro al mese, può decidere se mangiarseli tutti, che so, a P. Dai, non romper cazzo, che oggi papà te porta a puttane. Dove? Dai cazzo! Ma cosa che so, puttane, questo per sta a pezzare i buffi, sta a pezzare questo. Oppure fare. Più vorrei dire promenade. Sì. Fare un mese in pensioncina o fare una settimana al promenade. Io sono uno di quelli che preferisce fare un giorno da leoni piuttosto che 1000 da pecora. Ecco, qui in questo senso, non che i poveri non hanno diritto. Io contestai questa affermazione e dissi: guarda, che non è che i poveri devono andare lì e i ricchi devono andare di là. I poveri, cioè non i poveri, chi vuole spendere poco sta di più, chi vuole spendere tanto sta di meno, ma è trattato da gran signore. Allora, tu hai detto: meglio vivere un giorno da leone che 100 da pecora. La tua massima, sempre rimaniamo in tempo. Che è meglio un giorno da leoni che 100 anni da pironi. Quando il destino è contro di noi, peggio per lui. Vai. E lei sa come sono fatti questi signori? Eh? Sì. Vengono qua, lei li conosce come sono fatti quei signori? Beh, in un certo senso. Ecco, in un certo senso. Passano qui davanti, vedono una bella vetrina, vedono una bella mostra, entrano. Lo sai che io sono la tua ossessione? Davvero? Che bello! Ma molto calore! Fa molto calore qui! Noi siamo su Terra Samba, che è do Brasil! Sempre Rubia con noi! Grazie tesoro! Grazie, un bacio! Un beso brasileiro! Terra Samba, vai!
Mi scusi? Sì? Un succo di frutta. Succo di frutta è troppo generico. Noi abbiamo succo d'ananas, succo di pera, succo di mela, succo di lampone, succo di ciliegia. Pesca. Pera. Hotel Promenade Riccione 4 Stelle, ed ecco quello con cui abbiamo parlato prima, di cui vi ho parlato in piscina. È lui o non è lui? Certo che è lui, dicevano a Drive-In. Il dottor Gabriele Fabbri. Eccolo, presente. Eccolo, come uno dei sette nani, il decimo nano. Il decimo, esatto. Era quello sì. Che andava gnocca, eccolo. Eccolo, effettivamente era l'ultimo dei dieci nani, però dovresti raccontarla tutta, altrimenti così è mozzato. No. Sette nani, non sette. L'ottavo era Andalo, quello della montagna. Iesolo, quello del mare, e quello che va gnocca. Eccolo. Uno, due, tre. Ma porca troia, che cazzo è? Ma è un mignottone. Detto questo, parliamo di cose serie. Hotel Promenade, Residence e Prana Spa. Bellissima. Bellissimo centro benessere all'ultimo piano dell'albergo. Oltre ad avere due piscine, una d'acqua. Un'acqua di mare e l'altra con acqua normale. Una d'acqua di mare, perché cosa ebbe l'intuizione che Gabriele Fabbri anni fa? Di fare prima, c'era un contatto con le terme, di avere, e l'ho avuta per un certo periodo, l'acqua termale. Poi siamo passati alla talassoterapia, copiando un po' i francesi, che sono molto avanti in questo tipo di wellness legati quindi molto all'acqua di mare portata a temperatura. Io posso testimoniarlo perché io con la mia gamba dopo l'incidente vengo qui a farla e mi trovo veramente molto bene. Ma la talassoterapia è termalismo. Ma c'è anche, mi ricordo, un progetto, cioè poi avverato, quando ci viene il delfinario qui di fronte, bastava tirare un rompere la strada e portare l'acqua che arrivava al delfinario di mare nel tuo albergo. È stato poi così? Sì, è stato poi così, sì. Quindi il genio non è arte. Il genio non è arte, infatti. Il prana è stato un altro colpo di genio. Sì, siamo stati i primi, prima di gran lunga, di tutti gli altri, a pensare che anche a Riccione si poteva fare del benessere, anche se nell'immaginario collettivo Riccione ha altre specifiche, però siamo poi riusciti a convincere che anche qui si può fare. Anche settimo in graduatoria, dove? Su un giornale famoso. Sesto in Europa sulla Repubblica. Ci ha considerato una delle sei migliori spa d'Europa. Questo è un grande soddisfazione anche per me, che sono tuo amico e che meno male ne usufruisco per merito tuo. Ti ringrazio. Grazie per questa intervista. Adesso passiamo sulla Prana, perché vi facciamo vedere il centro benessere Prana gestito dalla signora dottoressa, professoressa, che titolo gli diamo? Nobildon. Uff. Il gran caff. Come Fantozzi. Esatto. Carla Aghito, o per il giapponese Aghito. Sì. Uff caff. Presentato Carla Aghito, che la signora Fabbri, reduce dai successi di Broadway. Qui ogni vizio trova il suo appagamento. La novità del centro benessere Prana di quest'anno è che dopo l'estate diventerà anche un polo di medicina naturale, per cui ci saranno varie figure professionali proprio per le esigenze di cura anche del cliente, non solo del benessere di massaggi e di trattamenti viso-corpo, ma proprio per curare varie patologie e anche degenerazione del corpo, come tutti noi dobbiamo affrontare nella vita. E proprio perché ci sia una maggior longevità delle persone. Ho già iniziato questa collaborazione con un medico di Rimini che è anche ortopedico e fisiatra, nonché fisioterapista, per cui mi sta dando degli ottimi risultati, e unirò poi anche altre figure professionali, dallo psicologo al dermatologo e quant'altro. Per cui spero veramente che questo mio progetto possa avere successo, come ha avuto successo e ancora successo il fattore estetico e benessere, e ci rivedremo poi a settembre. Ma lei chi è? Number 6! No, guardi che c'è un grosso equivoco! No, avevo scelto la numero 9, un'altra figa! Vada via, lei è la foca! No, senza! Lei è Giuliano Ferrara! Vada via! Chi va qui? Abbia pietà! No! Mi sto col braccio! Oh no! Dio mio!
caspo delle banane. Adesso è la mania delle banane, no? Perché siamo diventati il paese delle banane, proprio delle prese per il culo. Alla televisione fanno un'ordinanza parlamentare, un'udienza speciale per discutere di che cosa? Di quattro imbecilli che vanno allo stadio a rompere i maroni e a fare dei danni. Tutto l'anno si parla sempre di calci, di calcio scommesse, di scandali, in cazzo un altro. Poi al telegiornale oggi hanno parlato un quarto d'ora di questo. Cosa dicono? Che adesso ci saranno delle pene più forti per quelli che non devono... Fate basta, basta con sto calcio. È perché ci prendete i soldi. Date un po' più soldi, che ne so, al motociclismo. Non date niente. Grazie, grazie. Però voglio dire, dopo un quarto d'ora di telegiornale sul calcio, hanno parlato 5 minuti dell'alluvione che c'è stata nelle Marche. Bene, allora facciamo una cosa. Invece di metterle in galera, sti delinquenti e tutti gli altri che ci sono, mettiamole laggiù a spalare, a portare via dell'acqua, a spalare del fango a quella povera gente. Questo è quello che deve fare un bravo Stato. Voler bene alla gente che vuole bene allo Stato. Non quelli che vanno lì solo per fare i delinquenti. E mi vorrei fare una domanda. A quelli là di Modena, che hanno avuto il terremoto, li avete aiutati? Mi sa che ancora si sono attaccati a questo. Ascoltate, adesso sotto le votazioni verranno tutti a chiedervi il voto. Dategli delle botte, anzi fate una roba. Dategli le banane, visto che vanno in mezzo al mare a raccogliere la gente e a dare più diritti a loro che ne a noi italiani. Andate a fanculo. Spegni. Amici di Caos, seguite sempre Caos TV perché è esilarante, entusiasmante, artificiale come i fuochi. E se avete mangiato peperoncino, occhio, perché il fuoco cambia posizione. Addio, ciao a tutti. Ciao Yuri. Ciao, buonasera. Buonasera agli amici di Caos TV. TV come dicono in Brasile. Ascolta, ma non è male la vista da quassù, eh? Bello, vero? Molto bello. È fantastico. Poi qua abbiamo un terrazzo, è una pena che non si può usare, ma è un terrazzo bellissimo. Vedi tutto il mare, tutta la strada, il cielo, le stelle, e noi siamo le belle donne. Come due gatti. È vero. No, perché sai, dopo tutto questo ballare questa sera, le cene, le ballerine, tutto il calore, tutta l'energia brasilera, è un attimo di un attimo di relax. Ma poco, perché a breve ci scateniamo di nuovo. Sì, la festa non è ancora finita, continua. Ci siamo, l'estate è arrivata, lo possiamo dire? Sì, la dichiariamo ufficialmente aperta. No, dai, per noi no, dai, noi andremo avanti fino a settembre, ottobre. Sì, sicuramente sì. Sì, dai, prossime serate, Yuri, cosa ci aspettiamo? Allora, dal Terra Samba ancora. Abbiamo un sacco di sorprese questo mese, sono tantissime. Cominciamo da Ferragosto con il gruppo del Barrio, li abbiamo già visti, li abbiamo già conosciuti in qualche precedente puntata, un gruppo argentino, sono formidabili, questa volta suoneranno con la formazione completa, con 7 elementi, con i fiati, tutto live, non esiste computer, non esiste niente, sono veramente bravissimi, sarà una grande festa, faremo l'asado sulla spiaggia, l'asado argentino, la carne proprio cotta nelle spade, come si fa in Argentina? Vabbè, lasciamo per un attimo il Brasile, andiamo in Argentina perché è lì vicino. Terra Samba è tutto, non è solo Brasile secondo me. Facciamo un po' di tutto, tutto quello che è poi il Sud America prevalentemente. Perché qui da noi è un mondo. È un mondo di divertimento. Sì, e d'amore. È d'amore. Fai vedere l'amore. Che amore, eh? Un grande amore. Grazie, dai, salutiamo. Scendiamo dal tetto, ma non si sta male però. Proviamo, ci buttiamo. Vabbè, proviamo. È troppo alto. Sono d'accordo. Perché noi vogliamo vivere, vogliamo ridere, vogliamo ballare, vogliamo Terra Samba. Sempre qua al Terra Samba, vi aspettiamo tutte le sere con la musica dal vivo insieme al nostro gruppo
che abbiamo già conosciuto, e la nostra discoteca, le nostre ballerine, il nostro staff al completo. E vai, grazie. Ciao. Taverna degli artisti Rimini Marina Centro, Pappano Junior. Buongiorno, buongiorno. 27 panini là in fondo, non diciamo chi. No, non si dice, no, tu hai molta fame, visto? No, no, io sono a dieta, come tu ben sai, quindi oggi ho mangiato un piatto di spaghetti rigorosamente di pasta di Gragnano. Gragnano. In Campania. Siamo di grano duro, perché sei a dire 100 grammi, non di più. 100 grammi, non di più, però conditi con pomodoro fresco. Pomodoro fresco. Il datterino. Va bene. E tre cucchi... Tu non sai cos'è, perché hai titubato. Pomodoro così. Sei piccolo. Stato titubante, diciamo la verità. Lo so, lo so. Sei stato ignorante perché ignoravi questa cosa, diciamo la verità. No. Sì. In materia fiscale, in materia fiscale. Non lo so. Fiscale così. Sai no. Che sto dicendo ignorante, non ignorante in materia fiscale però. Tutti li stanno lanciando. Ecco, ecco. Grazie, ci vediamo tra due minuti. Grazie. Vai, grazie, grazie per l'ordinazione. Questo signore qua vicino è un grande amico mio. Sei un amico mio o no? Ma è un gay. Ma cosa fai? Ma cosa fa? All'accento romagnolo, ma se ascoltate bene. Ma stava... Dove ha fatto le scuole e la ragioneria lei? A Ferrara. A Ferrara, a Ferrara, con la R di Ferrara. L'amico Franco, che non è come Franco Califano, ma. No, no, non credo. Siamo molto migliori. Questo signore qui ha costruito metà Rimini. Metà Rimini ha. Da che anni è che sei a Rimini? Da che anni è? Sei in diretta? Quindi tu hai visto la bella vita di Rimini, quando c'era Federico Fellini, quando c'erano i personaggi. Parlaci un po' della bella vita di Rimini. No, non prendo così. Quanti soldi ha messo via? Ho già troppo. Hai già parlato troppo? Ho già parlato troppo di Rimini, della bella vita. Ma è Rimini è cambiata molto? È cambiata tutto. Allora, questo signore qui aveva, posso dirlo, vero? I locali più belli di Rimini è aperto, tra l'altro qui c'è la casetta del bosco, casina del bosco, dico bene. Quante persone c'erano ogni sera? Quante orchestre hai visto passare nel tuo locale? Migliaia. Parlo io per lui perché l'ho intervistato ieri senza microfoni, quindi posso anticiparmi. Ha sposato una scozzese, è amico molto, ha imparato molto e mi ha dato lezioni di vita dagli ebrei. E dagli ebrei ci deve imparare molto. La cosa che mi ha sconvolto è una notizia che non sapevo, che gli ebrei non fanno affari quando il tempo è brutto. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Allora, siamo qui in Haifan, un nuovo negozio di tecnologia presente in Italia ormai da qualche anno. E questa è la nostra ultima novità, si chiama iLED ed è una lampadina LED di 40 watt posizionabile in qualsiasi tipo di supporto. In questo caso l'abbiamo applicata in una abat-jour, ma si può mettere anche in bagno. Collegarla attraverso il nostro dispositivo, come vedete, Bluetooth iLED, in questo caso siamo connessi, e poi attivare la musica. In questo modo la fermiamo oppure la riattiviamo. Alziamo e abbassiamo il volume. Un ottimo prodotto. Io per esempio personalmente ce l'ho in bagno la mattina, mi piace ascoltare la radio direttamente dal mio iPhone e l'ho abitata nel bagno, nell'illuminazione del bagno. Questa non è una città, questo è un vero cesso. Ah, il signore ha ragione, è un vero cesso. Però io non lo vedo il paragone, i cessi di oggi sono dei capolavori di architettura, questa città no davvero. Permesso? Buonasera signora. Buonasera cara, bentornata. Oh, grazie mille. Serve da di sempre. Ma una stanza si può chiedere anche di qua, dal banco? Ma diciamo per te è tutto, certo. Ma scommetto che non ce l'avrai. No, sono al completo, fortunatamente sì. Oh, finalmente è scoppiata l'estate, vero Simone? Sì, fortunatamente. Il caldo. Sì. Meno male, dopo un luglio non bellissimo, per fortuna, questo agosto sta portando delle bellissime giornate. Infatti si dice che farà caldo sino a ottobre. Questo bene, questo molto molto bene. Tu ci aspetti? Scusi? Tu ci aspetti, rimani? Certo, rimango, certo, ci mancherà. Fino ottobre, novembre, dicembre. Siamo aperti tutto l'anno, quindi ti aspettiamo sempre. Quindi l'Hotel La Perla è aperto tutto l'anno. Certamente. Non ci interessa il...
No, siamo sempre aperti. Noi che lavoriamo. È vero. No, vero. Comunque l'estate, insomma, ha bisogno del sole, ha bisogno del caldo e quindi... E quindi meglio così. E noi li aspettiamo. Hotel La Perla, via... Vespucci, numero 11. Grazie. Eu não venho a dizer que é pra parar. O meu samba não tem uma hora certa, nem tem samba e nem hora de acabar. Eu não quero saber que hora é essa. Não me venha a dizer que é pra parar. O meu samba não tem uma hora certa, nem vontade nem hora de acabar. Se liga aí, se liga. O samba tá duro, eu não vou embora. Não fique olhando pro relógio agora. Acabamos de chegar. Eu tenho amor pelo samba, me vendo sorriso. A noite é criança, meu caro amigo. Deixe eu curtir meu samba. E aí, vamos juntos celebrar a cultura desse samba. Abre os braços, vem cantar. O samba é uma arte popular.